Questo intervento è simbolico, ma è fortemente simbolico, perché è la dimostrazione che anche con poche risorse è possibile restituire alla città un pezzo attualmente negato. Noi possiamo dimostrare che in realtà con poca spesa, ma soprattutto anche con l'impegno della cittadinanza a far proprio questo spazio, a rimpossessarsene, è possibile veramente pensare a un centro storico che con tanti piccoli interventi possa riprendere il suo decoro, la sua immagine, la sua vitalità. Prende il via l'opera di riqualificazione di una piazza del centro storico nel cuore dei quartieri spagnoli. Grazie ad una collaborazione fra il Comune di Napoli, che ha realizzato il progetto attraverso gli uffici tecnici, e la Cassa Edile, che in occasione dei suoi 50 anni ha voluto fare un regalo alla città finanziandolo insieme con la sponsorizzazione di alcune banche. Si tratta di Largo Barracche, dove si interverrà con l'intera ripavimentazione in pietra lavica, l'installazione di totem raffiguranti due bambini, nuove panchine e la delimitazione di un campo di calcetto. Un intervento di manutenzione che si trasforma in riqualificazione per creare luoghi dove i ragazzi possono giocare, sedersi o incontrarsi. Un progetto interessante perché ha visto partecipare i ragazzi del quartiere con frasi, con spazi di vita, con disegnare il campetto di calcio. E ogni ordine professionale, ogni categoria, se vuole fare non a chiacchiere ma in concreto qualcosa per la città, fa questo. A breve lo faremo con l'ordine dei geometri, anche con altri. Questo è un segnale molto importante perché pubblico e privato che lavorano insieme, e soprattutto segnali di concreto amore per la nostra città. E poi siamo contenti in particolare per i quartieri spagnoli, che è un quartiere strategico del rilancio della nostra città, collegamento tra il centro antico, il centro storico, i quartieri collinari. A breve si aprirà anche la stazione metropolitana di Monte Calvario e partirà anche il progetto della riqualificazione dei bassi, il cosiddetto progetto Sirena, che ha visto insieme in questi giorni, in queste settimane, una collaborazione molto importante tra il Comune e la Regione Campania. Quel quartiere è una ricchezza anche economica, non solo umana. Termini umani, le risposte che vengono dai quartieri spagnoli sono eccellenti. Ogni volta che si parla di argomenti di grande sensibilità, come la raccolta dei rifiuti, la cultura, la musica, c'è sempre una risposta importante. Adesso lo vogliamo stare vicino anche da un punto di vista economico, perché la città si riprende stando vicino soprattutto alle piccole e medie imprese.